Attraversare la tenda nera all'ingresso della nuova Sant'Agnese di Padova, sede della Fondazione Alberto Peruzzo, è entrare nella dimensione del sogno. Varcato l'ingresso dell'antica chiesa di impianto romanico, si entra infatti nella dimensione dell'inconscio con l'installazione Onirica, opera audiovisiva del collettivo Fuse, insieme agli artisti che hanno rappresentato in una videoinstallazione immersiva la capacità creativa della mente umana durante il sonno. Sono sogni veri, raccolti per decenni dall'Università di Bologna, elaborati da una intelligenza artificiale che li ha tradotti in immagini e trasposti in un racconto dagli artisti che, lavorando sull'interazione tra suono, percezione interiore e immagine, hanno ricreato qui un non spazio simile a quello delle nostre esperienze notturne. Con che spirito si deve entrare? Perché si entra direttamente nell'opera. Sì, allora questo è un luogo particolare, no? La nuova Sant'Agnese, ex chiesa di Sant'Agnese, è un luogo particolare perché si trovano testimonianze di numerose epoche storiche e anche di storia dell'arte. Andiamo dai frammenti d'affresco del Trecento, la navata del XII secolo, troviamo opere di arte moderna e contemporanea, e proprio la sfida è questa, no? Per noi lo slogan sarà abusato, ma per noi è vero, l'arte è sempre stata contemporanea. Quindi si accede alla navata e si trova subito un esempio di quello che oggi può fare l'artista in collaborazione con le nuove tecnologie su un tema molto umano che è quello del sogno. Infatti si chiama Onirica. Onirica appunto perché ci fa immediatamente entrare in una dimensione, no? La dimensione onirica si chiama, perché è una dimensione particolare. È un film di un'ora e mezza. Un film di un'ora e mezza che però può essere visto per brevi tratti, perché sono 30 racconti di 30 sogni che poi hanno uno sviluppo narrativo unitario. Però abbiamo molte persone che vengono, si guardano due o tre sogni, tornano il giorno dopo, se ne guardano altri ancora, e questo effetto di interazione con la comunità era quello che cercavamo. Visioni che si susseguono a ritmo velocissimo su un immenso occhio gigante, immagini che ruotano come a riprodurre il movimento REM degli occhi nel sonno profondo, un racconto che ci parla con un linguaggio che ancora dopo secoli di studio non sappiamo pienamente interpretare. Tutto in questa installazione interagisce con noi. Sì, questa è un'installazione multimediale che tra l'altro utilizza apparati tecnologici avanzati, tra proiettori di altissima definizione, ed è un film di un'ora e mezza con una proiezione centrale che racconta 30 sogni. Alle pareti abbiamo delle frasi che sono le frasi più ricorrenti nei sogni di tutti, perché questo progetto ha alla base lo studio di 28.000 sogni ed è realizzato in collaborazione con il laboratorio dei sogni dell'Università di Bologna e dell'Università della California Santa Cruz. Il tentativo degli artisti è stato quello di intercettare 30 sogni significativi e creare un film che desse il senso narrativo di quello che succede nella nostra mente durante il sogno. Quindi si segue il ciclo REM-non-REM e c'è un effetto ipnotico, perché nel montaggio gli artisti hanno creato un movimento circolare e alternano le immagini in alta definizione con immagini più sfocate, come tipicamente succede nei sogni. Algoritmi di apprendimento automatico capaci di tradurre contenuti testuali in immagini hanno elaborato i racconti dei sognatori, generando artificialmente visioni simili a quelle effettivamente percepite nel sogno. E così i colori sono sfumati e appaiono sempre meno frequentemente al crescere dell'età dell'autore del sogno. Ma i codici sono simili per tutti ed è per questo che quest'opera ci parla non solo dei sogni degli altri, ma anche di noi stessi e della nostra dimensione più profonda, l'inconscio appunto. L'effetto è quello di un'ipnosi quasi. Sì, questo effetto ipnotico che tra l'altro ci è ribadito da tutti i visitatori che vengono e tornano più volte, è dato proprio dalla collaborazione tra intelligenza artificiale e artista. L'intelligenza artificiale ha prodotto migliaia e migliaia di immagini basandosi sul racconto dei sogni. L'artista qui ha montato, ha selezionato e ha dato un senso narrativo a tutto, creando proprio nel montaggio questo effetto circolare ipnotico che ricorda anche i movimenti della pupilla che abbiamo quando sogniamo, e tutto serve per entrare e cercare di raccontare quello che succede nella mente dell'uomo quando sogniamo. In realtà è una grande collaborazione quella che c'è per quest'opera.
Sì, tra l'altro in questo momento storico nel quale si discute tanto, no, di nuove tecnologie di intelligenza artificiale, questo progetto è nato proprio per sottolineare che in realtà c'è un luogo, un momento nel quale queste due realtà possono collaborare, e la cosa per noi anche interessante è che lo facciamo con questo progetto nel contesto dei sogni, che per definizione è un'espressione tipicamente umana e difficilmente classificabile. E anche la musica è stata scelta appositamente? Assolutamente sì, il Fuse è uno studio di artisti, di circa 15 artisti, dove ci sono il responsabile, l'esperto del suono, il programmatore, artisti visivi, eccetera. Naturalmente su ogni progetto, come in questo progetto, l'esperto del suono ha creato una musica che fosse adatta allo sviluppo narrativo. E queste parole che si vedono scorrere sono le parole del sogno? Sì, si è visto appunto che i sogni si intersecano in alcune parole che sono più ricorrenti, e quindi alle pareti vediamo sottolineate delle parole che poi ritroviamo nell'espressione dei sogni sullo schermo. Usciti da questa esperienza si entra in un altro spazio, quello che ospita le opere della Fondazione Alberto Peruzzo, una sintesi straordinaria della ricerca artistica dagli anni 50 ai nostri giorni ed in un certo senso un'altra finestra su un mondo inconscio, popolato di emozioni, ma anche di angosce e paure. La Fondazione Alberto Peruzzo è un progetto di recupero di questa vecchia chiesa di Padova, Sant'Agnese, che questa volta è un po' sfidante anche per la città. Sì, assolutamente, il nostro percorso continua, è davvero sfidante, mi piace questo termine. Con Fuse abbiamo messo in piedi questa performance che indaga in realtà i sogni, ma in fondo l'animo dell'uomo. È un esercizio importante, sfidante, e che a me affascina molto. In realtà racchiude un po' il mio percorso. Questo è un luogo dove ho ritenuto di certo mettere le mie opere, alcune delle mie opere, ma mettere al centro, come dire, la passione e tutto quello che l'uomo, insomma, nei suoi percorsi professionali, di vita, familiari, attraversa durante la vita. Ecco, quindi credo che questo diventi un luogo, io lo chiamo sempre un luogo metafisico, dove poter, come dire, portare sempre al centro dell'attenzione tutte le nostre passioni, le nostre paure, i nostri sogni, appunto, il nostro futuro. È un'arte che muove internamente, che deve smuovere emozioni. Assolutamente, l'emozione è un elemento fondante anche del mio essere, e credo che però dall'emozione nascano tante iniziative, voglio dire, che guardano al futuro. Ecco, recupero storico di questo edificio che è parte della storia di Padova, fin dall'epoca romana, c'è anche tratti della pavimentazione romana al suo interno, in chiave però moderna. Come si sta espandendo questo progetto? Beh, anche in questo senso è una sorpresa. Appunto, siamo in un luogo così stratificato nella storia, quasi 1000 anni di storia, appunto, da Roma al 300, poi, che per Padova è stato un periodo estremamente, come dire, fertile, importante sotto il profilo culturale, artistico, e poi diventare un'officina dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi nel totale abbandono. Mai mi sarei immaginato, anch'io lo confesso, di riuscire a creare un ponte tra queste epoche, ma in fondo lo diciamo, ce lo ricordiamo spesso, l'arte è sempre contemporanea, noi siamo dei contemporanei, abbiamo il dovere di rappresentare il nostro periodo, e credo che qua ci stiamo riuscendo. Sta cambiando anche il quartiere intorno alla fondazione? Sì, sta cambiando anche il quartiere, è stata chiusa a Sant'Agnese, forse anche con qualche polemica, ma io vorrei, come dire, sottolineare il valore storico che ha questo impianto, questa chiesa, eccetera, e quindi valorizzare, per me è questo il tema, valorizzare quello che Padova ha
è piena peraltro Padova di questi luoghi, e spero che la cittadinanza lo possa apprezzare. E comunque tanta gente comincia a frequentare questo quartiere per venire qui. Sì, assolutamente, con grande stupore, e forse lo stupore è quello che a me come dire, stimola di più, perché vuol dire che abbiamo colpito nel segno. Creare domande, riflessioni è un tema a noi caro, insomma, riteniamo che la strada sia quella giusta. In una piccola sala è stato invece ricreato il percorso che ha portato all'installazione onirica attraverso una selezione di fotogrammi che rendono più chiaro il messaggio dell'opera, ma anche i tracciati cerebrali dei sognatori che hanno dato vita al racconto. Viene rivelata la costruzione dell'opera. Sì, dietro alla videoinstallazione abbiamo ricreato questo angolo dove spieghiamo cosa c'è dietro al progetto, perché come dicevo, dietro al progetto c'è un anno di lavoro di ricerca, di collaborazione tra artisti e università sul tema del sogno. Qui abbiamo ad esempio selezionato, gli artisti hanno selezionato 16 racconti di 16 sogni che troviamo scritti in parete, con 16 frame, fermi immagine stampati su plexiglass, proprio per dare il senso della nitidezza che si alterna alle immagini più sfocate, come succede spesso nei sogni. Ed è naturalmente una parete suggestiva che riprende dei fermi immagine che troviamo anche nel lungo film che troviamo in Navata. Qui abbiamo ad esempio una rappresentazione grafica che ci sottolinea come spesso alcuni temi sono ricorrenti nei sogni, quindi vengono, come dire, si intersecano alcune parole e alcuni temi importanti. Qui abbiamo un encefalogramma. Qui abbiamo un encefalogramma che ci ha dato il laboratorio di sogni dell'Università di Bologna con il ciclo del sogno, delle fasi REM e non REM, perché circa ogni ora e mezza noi appunto alterniamo queste fasi non REM e REM. In questo laboratorio all'Università di Bologna i volontari vengono chiamati a dormire, vengono svegliati ogni ora e mezza e viene chiesto immediatamente loro di raccontare il sogno che viene trascritto dagli anni 70, questo accade, e viene chiesto loro subito di farlo perché noi abbiamo la tendenza poi di dimenticarli i sogni. E poi abbiamo qui appunto il tracciato dell'elettroencefalogramma. Ecco, tutti questi dati insieme sono stati poi inseriti all'interno di un'intelligenza artificiale. Sì, esatto, abbiamo inserito soprattutto i testi, quindi è stato utilizzato un modello text to image, si dice in gergo tecnico, ossia un'intelligenza artificiale che traduce il testo in immagini. Naturalmente questo deve essere continuamente guidato, perché l'intelligenza artificiale produce quello che tu gli dici di produrre. Poi appunto lo sforzo è stato quello di dare tutta una coerenza narrativa, e questo è stato naturalmente il lavoro degli artisti che in questo caso hanno lavorato come dei registi in un film. Qui invece abbiamo un libro dove chiediamo alle persone di raccontare i loro sogni, perché questo è un progetto che crea una forte interattività. Le persone sono stimolate a raccontarci le loro esperienze, i loro sogni, e devo dire che ce lo scrivono sui social, via email, nel libro. Quindi da questo punto di vista è un progetto molto molto interessante per noi.